thank you Cari amici e care amiche di Passeggiate nella Storia, benvenuti ad un'altra puntata da Claudio Vitali. Ci troviamo nei pressi del Duomo Santa Maria del Fiore, la cattedrale di Firenze e oggi andremo a trovare uno delle, una bottega, si chiama così e poi ne parleremo anche in modo più approfondito, la bottega dell'Opera del Duomo. Siamo in via dello studio, è una via centrale di Firenze e qua accanto a me non c'è Laura. Ma <ride> non, Sabine. Non c'è Laura Bati che momentaneamente ha avuto un problema passeggero. e Vi presento una nuova amica per voi, ma noi la conoscevamo già da tempo, di Passeggiate nella Storia, eh, Sabine. Ciao, buongiorno Claudio. Ciao, buongiorno, grazie per essere con noi. Sabina vi la presento, è una eh, storica dell'arte ed una guida turistica, turistica di Firenze. Di, sì. di Firenze. Eccoci qua, quindi all'ingresso della bottega dell'Opera del Duomo con Marcello Del Colle. Sì, io sono il coordinatore, ormai è 32 anni che lavoro qui, per eh, cui quindi, insomma, ma... gli anni ci sono. Eh, anni... Eh, ecco, io definirei eh, la bottega una bottega di artigiani, direi. Intanto grazie per averci eh, ospitati. Eh, questa, dicevo, è una. Eh, Bottega di artigiani vera e propria. Quindi vorrei che lei ci introducesse eh, l'argomento, ci introducesse la, eh, la bottega, eh, dalle, dalle sue origini. Certo. Insomma. Sì, appunto, la bottega nasce eh, con l'iniziativa del Comune. Vogliono che a Firenze deve nascere una nuova cattedrale, una nuova chiesa, perché la Santa Reparata è troppo piccola ormai per Firenze che si sta allargando. Spandello. La nuova cattedrale che poi ovviamente dovrà nascere, darà un po' lo spunto, l'impulso diciamo, per questo nuovo cam cambiamento, cioè. per questa nuova era. Il, il comune, i medici eh, devono creare un gruppo, un'opera che eh, deve sovrintendere diciamo, a questa nuova costruzione. Esatto. E, e questo anche un, accompagnato poi in seguito dall'arte della lana, che è una delle arti più famose di Firenze, anche economicamente, che dà supporto diciamo, economico ah, e finanziario. Senza dubbio, senza dubbio perché insomma, qui si stava sviluppando un qualcosa di grandioso certo. per cui bisognava partire bene e avere anche un appoggio economico diciamo, abbastanza importante. Ci hanno visto perché in effetti è arrivato fino eh, ai certo, nostri giorni eh, e appunto, come è arrivato l'Ode Fiori all'occhiello di Firenze. Non c'è dubbio perché insomma, questo può fare l'altro il simbolo. È eh, certo. il simbolo di Firenze. Questa bottega dove era collocata? Ecco, la bottega nasce appunto dove oggi abbiamo il nostro museo. Eh. Era lì fino alla metà dell'Ottocento. Poi dalla metà dell'Ottocento la bottega si sposta proprio per dare spazio mm. al, all'esigenza anche di poter eh, musealizzare le certo, opere che iniziamo certo. diciamo, anche un... Certo. Tra virgolette un po' un degrado. Da quel momento lì, ovviamente, la bottega si trasferisce qui, mantenendo ovviamente sempre quelle radici profonde là, no? certo. perché ormai sono 700 anni che la bottega esiste giustamente, ah, certo. deve continuare a esistere, eh, certo, perché, insomma, certo. è nostra tradizione, la tradizione insomma continua. Sì, sì. Vorrei eh, soffermarmi un attimo su quello che noi abbiamo eh, qui sulla nostra, sulla nostra testa, eh. ce ne vuole sì, parlare. Sì, fra l'altro questo qui che vediamo qui alle nostre spalle è, è la, la predella di Nanni di Manco mm. che per noi è il simbolo dell'opera sì. del Duomo perché noi veniamo da lui. Certo. Lui vuole rappresentare in maniera straordinaria la bottega, ah. la bottega dove lui lavorava, la bottega dove lui ovviamente eh, certo. si è rivisto. No? È, una fotografia. Sta, è una fotografia. Ecco, è una fotografia per cui ecco cioè. perché per noi è un certo. simbolo, perché noi vediamo eh, lo scultore che sta lavorando su un puttino, vediamo addirittura il muratore, vediamo lo scarpellino certo. che lavora sulla colonna torte, le colonne certo. che poi ora fra l'altro le ritrovate anche lì dentro. Anche dentro certo. Per cui insomma è tanta, è tanta roba, adesso, anche perché questa bottega è stato un po' il trampolino di lancio per tanti scultori cioè, perché Donatello, Donatello esatto. ovviamente ha lavorato certo. nella bottega. Michelangelo addirittura ha scolpito il David con eh. un marmo dell'opera del Duomo. Eh, certo. C'è eh, eh, un luogo dove gravitavano artisti di, di fama tutti i tipi, perché mondiale. ora elencarli tutti, certo, se certo, voi siete stati potete... al museo avete visto quella carrellata della parete di, 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 certo. di marmo dove sono scolpiti tutti esatto. eh, gli artisti, che tutti hanno, gli scultori. all'interno Si del... parte da Giottes arriva fino ai De Fabris che è poi l'ultimo certo. architetto dove ha, ha costruito diciamo, la facciata certo. la facciata nostra certo. qui, della Hatela. Certo. Ora siamo all'interno della bottega, dell'opera. Che funzione ha oggi questa importante bottega? Allora, la funzione ovviamente è rimasta sempre la solita, cioè conservare. La bottega, il valore poi, una volta, come si diceva prima, una volta costruita la cattedrale, praticamente si è sviluppata poi no? negli anni, diciamo, questa esigenza, questa, questo mantenimento e di conservazione. Per cui oggi No, e' è questa restauro. conservazione che noi facciamo, sì, è una conservazione anche eh, diciamo abbastanza importante sì. perché non ci si può dimenticare di una cosa del genere perché i marmi che poi si trovano lì all'esterno incominciano a avere dei problemi anche di solfatazione per cui questa bottega ha il compito di integrare, no? E come fate il controllo alla cattedrale? Sì, I controlli vengono fatti innanzitutto una volta all'anno con delle piattaforme. Si arriva addirittura oggi fino a 100 metri d'altezza. Cosa, cosa che prima non avevano, però ugualmente dovevano farli perché insomma, era l'unico sistema, l'unico mezzo per andare a controllare, se mai a 70-80 metri, quello che succedeva. E questo che vediamo qui alle mie spalle sono proprio le vecchie imbracature. Ah. Queste cinture che venivano messe alle persone, cose anche abbastanza selettive, non sì. tanto semplici da mettere, con tre persone che dovevano stare su in cima e poi calavano giù la persona, e poi di fondo, va bene, da basso venivano spostate a destra e a sinistra in base ovviamente a quello che dovevano non controllare. No. Per cui era un lavoro, ma non è che gli sto parlando di cent'anni fa, gli sto parlando 35 anni fa. Sì. Veniva adoperato questo sistema Marcello. prenderei spunto da questi eh, oggetti che sono alle pareti della, della bottega per introdurre un argomento del eh, quale tu mi parlavi e eh, che ti sta particolarmente a cuore, no? cioè che questi erano oggetti fatti per durare nel tempo. Sì, questo era proprio la mentalità della bottega, cioè. Qualsiasi cosa che veniva fatta veniva fatta proprio perché doveva rimanere non nel tempo. Questi sono appunto dei modelli fatti in lamiera, traforati, una persona poi che faceva esclusivamente questo tipo di lavoro qui. C'era proprio la specializzazione. La specializzazione, sì, andava a fare questi modelli perché doveva rimanere? Perché ovviamente ci sono tanti modelli che poi si ripetono nell'uomo, cioè non è una cosa usa e getta. Certo. Però il suo intento della bottega era proprio questa cosa qui, questo valore no? di lasciare per chi veniva dopo certo. e questa per me è una cosa veramente Importante. straordinaria, Importante. tra l'altro quando sono arrivato qui sinceramente eh, ho trovato altre persone certo. no? rispetto diciamo al tenore di vita esterno, certo. ho trovato delle persone diverse, persone proprio di bottega, un po' quasi persone di 50 anni ancora eh, prima certo, certo. per cui questo ti fa capire ovviamente che eh, c'è un altro tipo di lavoro c'è un altro tipo, un altro di, tipo di, mentalità di mentalità che, che e cambia. di valore una delle cose che mi dissero a me qui mi raccomando, qui bisogna far bene esatto. non ci vuole furia Marcello, qua abbiamo proprio un esempio dell'usura che il tempo e gli agenti atmosferici eh, fanno sulle, sulle, proprio sulle strutture, giusto? Certo. Del marmo più che altro. Certo. Allora qui accanto come potete vedere sono delle, ormai dei residui. Eh. E questi dove erano Quindi, posizionati. Questi fanno parte appunto dei finestroni. Queste sono le colonne che fanno parte degli otto metri di colonna ah. no? che vengono composti uno sopra l'altro. Qui come si può vedere questa è la solfatazione eh. purtroppo una delle cause ecco perché oggi si polverizza diciamo. ecco perché ancora oggi questa bottega poi continua eh, eh. a vivere perché questo, perché è, il motivo, questo, avete, questo è il motivo ecco, questa è la solfatazione eh. praticamente è un, è un fenomeno abbastanza mm. purtroppo normale certo. dove è, praticamente avviene no? dal carbonato di carcio al solfato di carcio cioè diventa praticamente polvere Polre. ritorna come era una volta il marmo prima che certo. venisse compresso diciamo dal Ecco, per curiosità scusa, questi oggetti a che epoca risalgono? Ma non tantissimo, eh. non tantissimo. Quindi si perché, parla della nuova facciata del Perché del Duomo. allora noi ovviamente eh, bisogna anche pensare che i pezzi sono stati sempre sostituiti. Sì. Le colonne, fra l'altro, che sono colonne abbastanza di sezione, abbastanza diciamo ristretta, piccolina, cioè anche loro solfatano molto prima rispetto ad altri marmi. Cioè una lassa di marmo che si trova sulla parete ha molto meno problemi sì. rispetto a una colonna esposta anche perché poi anche perché il degrado poi ha, ha, ha il modo di girare proprio intorno perché sono distaccate no vero, per cui insomma, la lastra la poi è liscia l'acqua va via mentre invece sulla, sulla colonna ovviamente c'è un'altra stazione allora noi che ovviamente tutti i giorni poi siamo su a vedere a controllare per lavori o per altri motivi vediamo quanti pezzi sono stati cambiati addirittura Vediamo anche dei pezzi sostituiti anche due o tre volte se non quattro volte. Questo purtroppo è, ovviamente eh, dipende un po' dalla, dalla posizione di questi marmi. Chiaramente l'inquinamento ha accelerato anche. L'inquinamento ha accelerato. Questo, questo non c'è dubbio, eh. però non bisogna considerare anche a un fatto, cioè un marmo quando si trova all'esterno, insomma. Ovviamente i problemi aumentano, è come se noi ci mettessimo cosa. fuori in mezzo a un campo invece di eh. stare in casa d'inverno, insomma la situazione si un po di più, eh? è, è, è ovvio, è ovvio. Certo, che certo. questo è un problema che eh, purtroppo noi l'abbiamo spesso, infatti non si può vedere dopo le nostre colonne che facciamo, certo. che è una di quelle, di quelle diciamo, eh, parti no? di, 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 di marmo lavorato dove lo facciamo più frequentemente a causa di questo, di certo. questo problema qui. Sto parlando di due chilometri di colonne, cioè il duomo tutto intorno, compreso il campanile. Facendo proprio un conto: cioè mettendo eh, una colonna una accanto all'altra all si arriva a due chilometri, ecco, quindi, insomma, perché viste così non ci si, non ci si non rende, non rende conto, non ci si non si rende si rende conto di quanti sono. Si, si sta parlando di una struttura. Ogni finestrone, molto fra l'altro, ogni finestrone che noi vediamo, sia dell'abside, sono otto metri. Mm. Mentre invece, questi qui della navata sono 10 metri d'altezza e quelli del campanile anche loro uguale. Certo. E, e sinceramente, sono tanti, eh. tanti, metri di colonne che ovviamente. Il, il lavoro non vi manca, eh, ma non, non <ride> manca. A proposito del lavoro, mi, mi soffermerei su un attrezzo che io vedo su ah, questo tavolo. lavoro. Sì, ecco, è un po' particolare. <ride> Curioso. Eh, eh, mi piacerebbe che tu me lo spiegassi perché non capisco bene Questo, fra a cosa può servire. Questo, fra eh. l'altro, si chiama Violino. Ah. Prima di tutto a Ed quando è. risale? Mm, allora, questo che guardi, eh, prima che, che venisse fuori il trapano, eh. questo era un attrezzo che poi ha un valore veramente incredibile, eh. perché allora. Ovviamente non è tanto pratico, bisognava essere in due persone, uno doveva reggere bravi, questo. E Sì, è anche abbastanza bravi. Uno doveva reggere questo, l'altro invece, vedete, c'è i segni, qui esatto, vediamo. Sigrinature perché qui passava un filo, una corda, ah. Ah. che uno facendo questo movimento, questo qui lo così. Lui facendo il movimento avanti e indietro incide. Eh, lo incide e si arriva a fare delle ah. lavorazioni incredibili. Proprio ah. quando ci sta bisogno, per esempio, anche su capelli. Ah. Si vede tante statue no? certo. che sono traforate. Certo ecco questo è l'attrezzo in cui veniva adoperato questi sono i ferri del mestiere che sono sì. i ferri che poi li ritroviamo anche eh, diciamo nell'epoca nel, nell appunto molto precedenti. Molto, molto precedenti questa è la subbia, mm. questo è il primo strumento che veniva adoperato proprio sulla scultura, su qualsiasi cosa ah. che non deve lavorare, perché ha il compito poi di sgrossare ah. dopo abbiamo un, inter, un intermedio che sarebbe la gradina ha tanti denti mm. E questa qui, ovviamente, se andate a vedere per esempio la pietà di Michelangelo, sì. ritrovate sulla parte in particolare dietro. di dietro, sì, ma anche lateralmente, ritrovate sì. la gradina. Esatto. Semmai una gradina diversa come dimensioni, ma mm. sono sempre gradine. Sì. Lo scalpello ha quello il compito, ovviamente, poi quasi di accarezzare il marmo di rifinirlo Di rifinirlo. È una rifinitura. E, e questi qui, ovviamente, specialmente questi che sono di acciaio, quando sono arrotati veramente. Eh, in maniera, in maniera veramente forte sì, certo. ecco hanno veramente, lasciano quasi il marmo lucido certo, certo, certo. però vi volevo un attimino far vedere l'ultimo attrezzo che è questo, questo mazzolo eh. che viene riempito con il rame noi abbiamo questo qui in metallo leggero che è una, un, un ferro lui si consuma ma è il suo bello il fatto che si consumi perché poi lo scalpellino eh. e questo lo troviamo su tutti gli scultori, anche nel, diciamo delle, nascimento, del Rinascimento, ecco andavano a riempire con il rame, perché il rame è una lega molto più, più morbida, no? Ecco, si va a riempirlo in maniera che il corpo sia ancora più leggero, più delicato. Se ho ben capito, questo oggetto qua. Poteva essere usato anche da Michelangelo, no, per esempio. Senza dubbio. Eh, Invece di, di fronte ad un martello che. cambiava la misura, non questo, cambiava però, la misura esatto. Perché quando si iniziava, semmai, come dicevo prima, con la subbia, si se adoprava, semmai. questo mi sembra sia un chilo, un chilo sì. e due, semmai si adoprava due chili certo. o tre chili. Michelangelo diceva che volte faceva delle scaglie anche di due o tre chili. Ovviamente questo cambiava. Però, però diciamo il, no, no, il, il meccanismo, è la uguale, forma... È uguale. E... È uguale è, non è era, era così, quindi okay. affascinante. Veramente. Questo è proprio il classico mm. Mazzolo, diciamo. Certo. Di una volta. Cielo, ora parliamo di questa bellissima replica, perché qui si tratta di una replica che è stata fatta da te, si sì. presume. Allora ci puoi spiegare un po' come si fa o si costruisce una replica? Bene. Allora, innanzitutto questo è un marmo che noi abbiamo scelto a Carrara e, e è praticamente un blocco unico di marmo. Dove ehm, il sistema in questo caso, siccome devo fare poi una copia, sicché deve essere un rapporto di 1 a 1 io non ho bisogno di andare a ingrandirlo o di andare a impiccolirlo in base a come si poteva fare altro tipo di sculture. Qui io ho adoperato la macchinetta eh, a punti e ha bisogno dei tre capi punti perché deve essere alloggiato sul blocco, cioè questo che si vede in basso sia cioè questo che questo. Uno qui centrale. Praticamente si chiamano capipunti. Questi capipunti io li devo mettere sia sul blocco nuovo, che io devo scolpire, sì, sì, sia superiore. sulla statua. Io indico qui perché fino a poco tempo fa qui c'era ah, sì. la statua, quella che è stata poi portata lì al museo, ovviamente, no? e ci si rendeva forse più conto no? di come veniva, veniva eh, fatta la lavorazione. Comunque, su questo blocco qui, su questa statua qui, scusate. C'erano sempre i soliti tre capi punti. Allora, a questo punto, qui, questa macchinetta, perché poi in realtà il cuore, è questa qui, dove io posso alzarmi e scendere in, in base al lavoro che devo fare. Questa è una macchinetta semplicissima perché ha semplicemente questo snodo qui, vedete? Vado a trovare la profondità che io voglio, blocco, eh, blocco. E io vado a capire un attimino quanto marmo ho. Ora, ovviamente, questo vi faccio vedere, ma in realtà lo devo fare sulla statua l'originale che ho. Io devo arrivare lì sulla statua, arrivo lì e trovo questo punto. Quando arrivo invece su questa staffa nuova, cosa mi troverò? Mi troverò il marmo qui, che questo mi dà la profondità di quanto marmo io devo mangiare. Alle nostre spalle, un altro oggetto eh, della vostra lavorazione, una delle colonne della facciata del Duomo. Qua vediamo una colonna di un paio di metri, ma le colonne non sono di un paio di metri, sono di diversi metri. Insomma, quindi... Sì, certo. Allora, le colonne, ovviamente, queste qui fanno parte del finestrone, per cui si parla in base al finestrone di 8-10 metri sì. d'altezza e spesso e volentieri noi bisogna andare a rifare semmai un pezzetto che si trova anche centralmente okay. alla colonna per cui c'è un'opera bisogna... di smontaggio un'opera di smontaggio no. anche abbastanza complessa e difficoltosa per cui anche quello lì è un'arte esatto. che si impara esatto. perché ovviamente bisogna fare in maniera che di bloccare tutte e due le parti, sia la parte alta che la parte bassa, per andare poi con il vecchio sistema okay. ad andare a tagliare sulla commettitura certo. eh, diciamo, la colonna. Con il pernio che si trova al centro, con l'acqua e la sabbia, cioè mettesi lì con pazienza, ovviamente, vecchio sistema. Certo, quindi... E questo diciamo, è già un sistema abbastanza eh, complesso e impegnativo. Dopo, quando si va poi a realizzare la, la colonna tortile, che è una tornitura, poi in realtà è una tornitura: nel certo. senso che veramente lì bisogna, bisogna un attimino conoscere il disegno e conoscere più che altro un, un certo tipo di lavorazione, perché questo è un lavoro abbastanza complessa. Certo, certo. Bisogna, siccome è una geometria spaziale, bisogna saperla disegnare bene, con procedimento bene e poi, perché siccome ha il passo, trovare tutto questo, il passo della colonna, perché ogni colonna poi c'è il suo passo. Certo. No? E, e anche questa appunto è una cosa abbastanza complessa. Ora non sto a spiegare come si fa a fare Però, un disegno. Perché... Però insomma diciamo professionalità al 100% in quelli che sono tutti i passaggi certo. della, della vostra lavorazione quindi dallo smontaggio al rifacimento e, e poi al, anche, e anche al rimontaggio, al rimontaggio perché il anche il rimontaggio professore. poi c'è una difficoltà perché come dicevo prima quel pegno che noi andiamo a tagliare poi bisogna andare anche a rimettere quel pegno quando vado a inserire questa colonna bisogna che io metta il pegno che poi mi deve poi calare che mi deve calare ah. quando una volta è dentro esatto. e quando mi cala dentro ovviamente eh, bisogna essere sicuri eh, non, si può <ride> non ci può più niente. Per certo. cui anche quel sistema lì è complesso per andare ovviamente eh, a, certo. a, a rinserirla appunto come, come era. Certo. E poi un'altra cosa che io vorrei rimarcare è, è, è quello che mi dicevi mm. prima, eh, cioè che eh, la grossa soddisfazione della vostra professione è quella di... Eh, che la tradizione continua, cioè che l'oggetto che voi fate non è un oggetto che probabilmente fra qualche centinaio di anni si deteriorerà e dovrà essere sostituito, però è un passaggio, è un lavoro che continua dal, dall'inizio della, della costruzione. Non c'è dubbio, anche perché noi sinceramente non è detto che noi quando andiamo a togliere quella colonna che dicevo prima che sia originale. Certo. Che quella colonna lì è stata già cambiata 200-300 anni fa. Sicuramente si verificano. Per cui, una cosa che ci tengo a dire, ovviamente, è che quando io vado a togliere un pezzetto di colonna, un manufatto, ovviamente a tutti ci dispiace, perché ovviamente è sempre un sempre elemento un pezzo che, di che. sempre un mezzo di storia che noi leviamo, eh. però purtroppo ormai è talmente eh, degradato Degradati. che non si può, assolutamente, diventare proprio un elemento certo. di pericolo lasciarlo eh, lì. Anche, anche. Ma la cosa veramente. Che ci regala questa bottega la è la soddisfazione di andare a rifare questo pezzetto con il solito sistema fatto a mano, con il solito materiale certo. e poi andare a rimetterlo lì. Certo. Perché poi rientra, diciamo, si mette anche lui in equilibrio con tutto il resto. E poi oggi ci sono tanti mezzi, no? Di scansione, di computer, c'è tanti sistemi. Certo però, insomma, però abbiamo... vi posso garantire questo che quando si va a lavorare su un pezzetto di questo tipo vedete quella, quella, quella colonnetta lì fra l'altro è poco più di 50-60 cm oh, che ormai è quasi impossibile la lettura anche tramite una scansione no? che andrebbe ricostruita okay. ci sarebbe che anche lì un tempo abbastanza importante certo. io preferisco in questi casi qui lavorare come si sta lavorando noi ancora un po' il vecchio sistema certo. Sinceramente questa bottega ha fatto diciamo, grande Firenze perché andare a costruire una cattedrale come abbiamo noi, ovviamente nel cuore di Firenze, Apporto. penso che sia veramente una cosa veramente unica. E la marea di turisti che ancora Firenze riesce ad attirare, diciamo, una esatto, piccola, una, un piccolo eh, eh, pregio e eh, merito ce l'avete anche voi. Eh? Sì, penso Possiamo proprio dietro, di sì, dietro. insomma noi il nostro contributo l'abbiamo dato eh. come l'hanno dato precedentemente i nostri antenati eh certo. e, e come continua, è quello che daranno chi verrà dopo. E a proposito di questa tradizione che continua e deve continuare... Eh ai telespettatori più giovani che seguono passeggiate nella storia, vogliamo dare qualche riferimento eh, di come un giovane potrebbe, armato chiaramente di grande passione come siete voi, avvicinarsi a, a questo eh, tipo di professione. Beh sì, a noi ci farebbe ulteriormente piacere che i giovani si avvicinassero, anche se vedo, insomma, ce ne sono tanti che chiedono informazioni per quanto riguarda questo tipo di lavoro. Ovviamente la formazione parte diciamo, dalle scuole d'arte. Poi noi abbiamo fatto anche fra l'altro, anche abbastanza recentemente, lo stiamo facendo anche ora poi probabilmente a breve, diciamo, delle, dei ragazzi che vengano qui come stage per provare, okay. per provare diciamo, questo tipo di Quindi lavoro. Quindi dei corsi interni noi come è possibile prendere contatti chiaramente con... La... Basta telefonare su al, alla, nostra, alla nostra sede... E da lì avranno tutte le informazioni certo. possibili. Certo. Ovviamente qui bisogna giustamente essere armati un pochino di tante cose. Eh, prima di tutto bisogna eh, avere, avere questa eh, voglia di poter fare, questa di imparare passioni. più che altro, perché noi nessuno qui nasce artista, nessuno nasce scultore o scarpellino. Questo lavoro lo impariamo qui, lo impariamo ovviamente con tanta pazienza perché per fare poi un ragazzo giovane ci vuole circa 7-8 anni. Certo se non qualcosa in più. Questo dico perché ovviamente cambia un po' in base alla, alla cioè, qualità della persona. Lo, lo avrai sicuramente provato. Io l'ho provato, su, ho provato, su te stesso, l'ho provato e ancora ho tante cose da imparare, certo, per certo. cui insomma però per arrivare a fare delle buone cose, poi più che altro per conoscere anche il nostro duomo, eh, insomma, è, è necessario che perlomeno una persona abbia dieci anni alle spalle bene, per bene, imparare. Bene. Quindi li invitiamo. Insomma. Siamo così arrivati in conclusione di questa interessantissima trasmissione, grazie a Marcello del Colle della, della Bottega dell'opera eh, del Duomo, eh, su appunto la bottega dell'opera del Duomo. Eh, abbiamo scoperto eh, cose nuove, interessanti, un, un mondo che esiste e che grazie al quale questi eh, nostri monumenti importanti continuano ad essere eh, eh, quasi eterni, diciamo, perché si rinnovano eh, con le stesse caratteristiche. Sì. Delle strutture Volevo aggiungere una piccola cosa perché mi è venuto in mente proprio ora come conclusione. Prego. A Firenze per dire una cosa eh, ci vuole tanto tempo per farla, si dice mi sembra l'opera del Duomo. Esatto. Ma in realtà è vero, non è una cosa è diciamo, è cioè, di è fantasia, ragione. è una cosa vera perché tutti i fiorentini hanno visto sempre lavorare lì al, intorno al Duomo e non finiva mai, è certo. come del resto anche oggi. Certo. Quindi, per cui ora è, è stata questa parentesi che ho tolto? No, non ho dire... detto che a Firenze Funziona. esiste, veramente, ma abbiamo capito sì, anche, anche il perché. <ride> Bene, quindi, eh, di nuovo i miei ringraziamenti a Marcello Bello. della tua specialità e della tua professionalità eh, che, ti, che sicuramente ti viene riconosciuta. Eh, un ringraziamento anche alla nuova entrata <ride> Sabina eh, che, ha, che ha dato una connotazione internazionale anche sì. alla nostra trasmissione un saluto anche a Laura Bati che oggi sì, non sia. è presente ma sicuramente più altrimenti insomma anche per lei forse c'è qui posto allora sì, dovrebbe sì, sì, essere un po' ricostruita no, no? <ride> <ride> bene eh, ai nostri telespettatori io rinnovo eh, i nostri recapiti, i nostri indirizzi del nostro sito www.passeggiatenellastoria.net, la nostra pagina su YouTube dove possono vedere le puntate degli anni precedenti e quindi di nuovo grazie a tutti, grazie ai nostri telespettatori e un, un appuntamento per una prossima puntata di Passeggiate nella storia. Io arrivederci. Un saluto anch'io e vi ringrazio di tutto quello che avete fatto. Grazie Marcello da Claudio Vitali, arrivederci Grazie. a tutti.